Da un certo punto di vista, e senza esagerazioni, si potrebbe asserire che la nostra epoca, variando la nota formula cartesiana, è l'evo del cogito interrotto. In effetti, tra le pe peculiarità più proprie della nostra epoca, vi è anche quella per cui non si pensa più. O come ebbe a rilevare Martin Heidegger in riferimento al prosperare della tecnica nell'evo del compimento della metafisica, essenzialmente la cosa che dà più da pensare è l'assenza generale di pensiero. La nostra epoca, da questo punto di vista, l'epoca del cogito interrotto, si presenta come essenzialmente il tempo in cui non vi è più spazio per il soggetto cogitante di tipo cartesiano, che pur nella sua astratta individualità si contraddistingueva, se non altro, per l'essere un soggetto pensante, una res cogitans, portatrice di pensiero e per di più contraddistinta dal pensare, dal cogitare. Ancorché Cartesio, come spiegava nei Principi della filosofia, intendesse il cogitare in una dimensione molto ampia che racchiudeva tutta una serie di determinazioni che per noi forse esulano anche dalla dimensione specificamente connessa al pensare. Ad ogni modo, la nostra epoca sembra essere ormai distante dal cogitare, è per questo che propongo di qualificarla come l'epoca del cogito interrotto. Per un verso, assistiamo al predominare su tutto il giro d'orizzonte di una emotività che paralizza il pensiero e che lo esclude e che domina soprattutto nell'ambito della discussione politica, dove le anime belle, per dirla con lo Hegel, quelle che sono animate dal sentimento puro, dal batticuore per l'umanità, lungi dal ragionare e dal cogitare, si abbandonano puramente alla dimensione emotiva, strappalacrime. Per un altro verso, ove ancora si registrino forme che a tutta prima potrebbero essere connesse alla dimensione del pensare, abbiamo in verità a che fare con una sorta di tecnicizzazione automatizzante del pensare stesso, che si riduce sempre più spesso a formule astratte e preordinate che sempre da capo riconfermano l'ordine tecnocapitalistico imperante, al quale forniscono, per così dire, il quadro superstrutturale di riferimento e di legittimazione. Ecco allora che predomina su tutto il giro d'orizzonte quella neolingua mercatista il cui obiettivo è quello orwellianamente di ridurre gli spazi del pensiero, di contrarre le possibilità di pensare autonomamente e in questo modo viene fatta valere invece una sorta di sovrastruttura glorificante l'ordine esistente è preimpostata, composta da lemmi seriali che in maniera irriflessa vengono metabolizzati dal pensiero dominante e da coloro i quali lo subiscono in maniera irriflessa e senza coscienza. La neolingua si caratterizza esattamente per questo dispositivo, per l'automatizzazione del pensare che in forma automatica, appunto, fornisce soluzioni senza pensarci su. Ecco allora che tutta una vasta gamma di categorie come quella di populismo, di xenofobia, di complottismo, lungi dal rendere disponibile una socratica discussione, la impediscono in forma apriorica, perché rendono impossibile l'accesso al pubblico discorso di chiunque venga preventivamente ostracizzato e demonizzato come populista, complottista, xenofobo e così via. Sicché la neolingua, apice del cogito interrotto, preordina un pensiero dominante che non accetta la discussione, fa valere una sorta di ortodossia egemonica che non può essere discussa e che deve essere introiettata fin negli, potremmo dire, negli anfratti più nascosti della coscienza, di modo che il soggetto sia manipolato interiormente, in interiore homine, potremmo dire, e non abbia più la possibilità di cogitare liberamente in forma autonoma. Di qui ancora una volta discende more geometrico l'importanza di pensare altrimenti, di riprendere la facoltà del cogitare come libera autodeterminazione dell'individuo nella sua possibilità di pensare con la propria testa. Sicché all'evo del cogito interrotto dobbiamo reagire riprendendo la facoltà di cogitare liberamente.